Sono pronto a perdere la Lega Pokémon, ma ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Infinite Fusion. Sono più che mai pronto a perdere la Lega Pokémon, Agatha non sarà un problema, il vero problema sarà sicuramente Lance. Agatha è facile, si fa molto molto facilmente e nonostante venga accreditata come maestra del tipo spettro, mio Dio, ho un pallore orribile in viso. Nonostante venga accreditata come maestra del tipo spettro, lei in realtà io la indicherei più come maestra del tipo veleno. Anche se Mismabat è stupendo, mi piace il fatto che sia Crobat con un gonnellino e una faccina carina carina. Io però sto commentando il tuo bellissimo Mismabat e tu mi mandi giù il Pokémon. Non sei molto cortese, Agatha. Andiamo un po' con il tuono pugno, che è super buono, molto molto buono. Vai, mi manda KO, ma rimango. Mi conviene rimanere. Provo a fare nulla. Ciao Electabuzz, mandiamo Charion. Il mio Charion le farà vedere i sorci verdi. Vediamo un po'. Thunderfang, perché tanto è tipo volante. Volante spettro, probabilmente. Che poi lei, sì, vabbè, durante il rematch in Rosso Fuoco e Verde Foglia si ricarica pure. Lei acquisisce, se non sbaglio, un altro tipo spettro, mo, se non ricordo male. Però ha sempre Crobat. Alla fine Crobat è comunque un tipo veleno. Però è andato KO a Mismabat, primo Pokémon, Umter. Bruttissimi gli occhi. Mi dispiace dirtelo, Umter. Ti avveleno perché Umbreon ha una grandissima difesa e difesa speciale. Non top tier, però è molto buona. E cerco un attimino di stallare la fight per vedere che cosa mi fa. Non mi fa male. Questo è un buon segno. A differenza però di Gengar, che di difesa e difesa speciale ne ha davvero davvero poca. Gengar è Haunter, in questo caso è un Pokémon che si basa sulla velocità e sull'attacco speciale, così come poi appunto anche Gengar, la sua evoluzione. E wow, Flamethrower, buoni danni, però me lo sto finendo. E vabbè, ma dai, ma un altro brutto colpo! Ma insomma! Porca miseria, Agatha, oh, che seccatura! Vediamo di farla un po' sveltina. Insomma, buoni danni fa comunque sia quel Pokémon. È davvero forte. Oddio, ha l'occhio tutto buggato, il mio povero Zapplicator. Comunque, Snorlax. Allora, e niente, che gli faccio a questo? Ah! Ok, è veloce. Gengar e Snorlax fanno una buona combo, ma ho un po' di paura perché fa male. Fa tanti danni, è spettro normale al 100%, figuriamoci se poteva essere veleno. Non sarà mai veleno, sarà sicuramente spettro normale. Dato che appunto stanno cercando di far essere Agatha tipo spettro e non veleno, mi paralizza. Io però lo avveleno. E beh, dovrebbe usare una ricarica totale per curarlo. Quindi, a meno che non me lo fa. Non di no, non ha quella mossa che penso io che hanno tutti quanti gli Snorlax, vero? Dimmi che non gliel'avete messa. Vabbè, boh, cercherò di fargli male in questi turni se riesco. Mando prima Genras per vedere se riesco a colpirla in qualche maniera. Però non saprei. Dark Pulse che almeno Shadow Punch. E mamma mia, Shadow Punch, che cos'è? Senti, Genras è ghiaccio spettro, ma porca miseria. Cioè, prende botte da tutti, è inutile quel Pokémon. Però lo tengo in squadra perché è bellissimo, non me ne frega niente. Allora, faccio Perish Song. Oh, un bel cantino ci facciamo. Oh, e mo aspettiamo che cambi Pokémon. Io intanto revitalizzo, mi consumo i turni che ha di Sleep. Ok, Body Slam non fa troppo male. Dunque, ora lei switcha, stessa cosa tocca fare a me. Mandiamo Charion. Lei chi manda? Gendum. Boia.
Allora, bellissimo perché sembra che gli manchi parte del corpo, un po' come Iggy in JoJo, però Loab, non la serie canonica. E beh, non so che fargli. Ma che cos'è questo? Ma che male fa? Vabbè, l'ho avvelenato, si morirà col veleno, spero. Porca miseria. Oh. Però è davvero bello come artwork, come arte, non come artwork, è una cosa un po' diversa. Ok, surf perché dovrebbe essere fuoco. Sì, fa male, fa solo male lui. Zapligator che comunque sia, beh, morirà col veleno sto Pokémon. A meno che non fa altra ricarica totale. In questo caso revitalizzo. Vediamo un po' che fa. Io ho fatto Charion, Revive, Destiny Bond. Non funziona tanto Destiny Bond, no? Non funziona se fa, se muore di veleno, da uno status. Buono. Ancora Snorlax, rimango. Non so che fargli, raga. Devo fargli male in qualche modo. Devo trovare un modo. Devo continuare a fare Perish Song e farla rimanere con solo Snorlax, quindi poi non può switchare. E io continuare a fare Revive e Max Revive fino a che non me li finisco. Se no non si va avanti. Ok, gli ho diminuito ancora una volta l'attacco, il che è una buona strategia per resistere a un po' dei suoi attacchi pressanti, che è molto forte. Però fa riposo. Ovviamente spettro. Ho confermato quello che ho detto prima, come un idiota ho fatto forza invece che Gyarowball, ma vabbè. Perish Song fatta, la forza a switchare. Intanto io revitalizzo perché non posso fare altro. Intanto io mi curo. Fa Shadow qua. È la Mazzuna però. Me le fai uscire con le pinze però. Brutti colpi a destra e a sinistra. E dai. Un minimo, un minimo. Un minimo. Oh, ma meno due di attacco c'hai. Figlio bello. Manda Vubgar. No, un altro Gengar con Wobbuffet. Aspetta però. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo è finto come po. Non è un vero Pokémon questo. Non è un vero Pokémon. Fa solo counter. Fa contatore e rifle. E Magivelo? Magispecchio. Com'è che si chiamava l'attacco che rifletteva? Le mosse speciali. Magivelo ci si avvolge. Sì. Vabbè, perfetto. Fa solo counter. Vai, vai. Posso stare tranquillo qualche turno. Uff, allora. Mi sono ricaricato ben 4 Pokémon. E beh, Wobgar va KO. Il prossimo. Sarà sicuramente Snorgar. E penso. Mi pare che sia l'ultimo Snorgar. Facciamo Perish Song con Abtop. E è fatta. Finalmente. Finalmente Snorgar può andare KO. Oh, meno 3 di attacco. Ok, che il critico passa tutto. Ho fatto Curse, maledizione. Per lanciarmi la maledizione. Ma tu sei pazzo. Dice tanto, tanto che devo morire. Tanto vale che lo curso. Perfetto, perfetto. Mando Zapligator a prendersi i danni e aspettiamo che scada il contatore di Perish Song. Ultimo canto in italiano, sì. Mi sono appena ricordato come si chiama. Ma eccolo, ultimo canto che va a zero. Vai! Agatha, davvero, davvero interessante questo Super 4. Però non ho più niente, ragazzi, per il Lance. Davvero, sto proprio a secco per Lance, non ho. O Lance se preferite. Non ho niente, niente, niente. A parte qualche caramella rara che. No, non funziona. Oh, che palline. Non funziona come nei giochi normali. In teoria, non ho provato nelle ultime generazioni, ma fino alla quarta almeno sono sicuro che la Rare Candy, la caramella rara. Ti fa salire di livello e quindi prendi dei punti salute salendo di livello. Ma qui non funziona. In questo modo sarebbero stati revitalizzati. Avrei potuto dare loro qualche punto salute con iperpozioni e quant'altro. Ma se non funziona è inutile. Vabbè, assegno le altre caramelle e tanti cari saluti. Tanto non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. Eccoci qua. Sono arrivato, tesoro! Ah, sapevo che ci saremmo rivisti di nuovo, Link. Dato che io sono a capo dei Super 4, beh, lo so. Sei l'allenatore Pokémon di tipo drago.
Sei più forte di tutti? Eh sì, penso proprio di sì. E allora, la resa dei conti. Anche sconfiggessi Lance non passerei mai poi la sfida contro il rivale. Dragodos. Vabbè. Oddio, gli occhi non sono proprio il massimo, ma Bora dovrebbe essere sufficiente a mandarti KO. No, non è super efficace, quindi è... Che roba è? Acqua Drago? Ok, critico. Che potevi farmelo prima, il critico? Vabbè, dai. Va bene, mi accontento. Tanto devo perdere. Togenite. Magari la mentalità non è quella giusta per affrontare questa sfida, però sono sicuro di perdere. Anche perché mi lascio perdere, cioè non è che mi ci impegno più di tanto. Certo che però Airslash e Terelama può missare, eh. Così lo dico giusto a scopo informativo per chi non lo sapesse. Outrage, no, è folletto Togenite, ma perché mi fai questo gioco? Folletto Drago, ma sei proprio un pezzente, sei un pezzente, mannaggia a quando hanno introdotto il tipo folletto e l'hanno dato anche a Togekiss. Togekiss non è un folletto, è un uovo che ha messo le ali, dovrebbe essere tipo uovo volante, al massimo. Normale volante, no? Folletto. Jigglypuff folletto. Wigglytuff folletto. Clefairy? Vabbè, Clefairy, insomma, si chiama Fata nel nome, vorrebbe vedere. Avvelenato. E anche lo avveleno, però non. Ok, si colpisce da solo nella confusione. Flame Burst non è super efficace, quindi. Non è molto efficace, quindi. Drago folletto confermato. Full Restore. Così. Aveva perso po pochi punti salute. Lance, pochi punti salute aveva perso quel Togekiss. Gli rifaccio addio. 4 per. No, quei 4 per, 2 per sempre. Elettro, non volante. Allora, Abtop. Tanto abbiamo perso. Fai quello che devi fare. Mora missa Airslash. Poteva missa prima. E si beccava un attacco Bora bello potente del muso, no? Cioè, accidenti. Vabbè. Non mi lamento. Il problema è che non avevo abbastanza soldi per comprarmi revitalizzanti, quindi un po' me la sono cercata. Potevo affrontare qualche allenatore, ma potrei anche usare i primi 2, 3, Super 4 come banco di prova per aumentare di livello e comprare quindi altri revive, vincere un po' di soldini e cose così. Devo provare. Quindi conto di tornarci la prossima volta proprio di prepotenza. Ci devo assolutamente tornare di prepotenza. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Nel prossimo affronterò davvero i Super 4 e vincerò la Lega Pokémon. Ci andrò davvero di prepotenza e devo sconfiggerli. Non c'è né se né ma che tengono. Devo vincere a tutti i costi la Lega Pokémon e finire la prima parte di Infinite Fusion. Poi ci sarebbe tutta quanta gioco. E quella sarebbe da fare. Mi piacerebbe farla. Comunque, io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!